Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, siamo qui allo stand Lenovo con Moto G5 nella mia mano destra e Moto G5 Plus nella mia mano sinistra. Sono due dispositivi molto simili esteticamente, anche se il G5 Plus ha un display da 5.2 pollici Full HD, mentre il G5 in colorazione nera ha un display da 5 pollici Full HD. Entrambi LCD, hanno dei bei colori sparati, anche se gli angoli di visuale sembra un display abbastanza specchiato. Per quanto riguarda lo Snapdragon, abbiamo un 625 sul Plus e un 430 sul G5 normale. G5 €199 con esclusiva team in Italia, mentre G5 Plus 299 è venduto su tutti i canali di vendita, appunto, di smartphone. I dispositivi montano la classica interfaccia Motorola, quindi un Android praticamente stock, entrambi con Android 7.0 a bordo, pulsante come l'abbiamo già visto su Moto Z, quindi che se teniamo premuto si spegne, ma non è il pulsante per tornare alla home, dovremmo utilizzare il pulsante a schermo almeno sul G5 Plus, mentre è un pulsante home sul G5 normale. Per quanto riguarda la batteria, 3000 mAh sul G5 Plus, 2800 sul G5, fotocamere posteriori 13 megapixel sul G5 e non è sporgente, mentre G5 Plus 12 megapixel ed è abbastanza sporgente. Doppio flash LED per il G5 Plus, singolo flash LED per il G5, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. Esteticamente devo dire si ricordano molto e sono davvero carini. Motorola ha lavorato molto per portare, diciamo, due prodotti di buona qualità, sicuramente migliore a un G4 che non ci aveva pienamente convinto. Le fotocamere mettono a fuoco rapidamente, scattano rapidamente, ma poi per darvi un'opinione bisognerebbe testarli in un ambiente con una luce più favorevole. Sicuramente diciamo che i dispositivi sono molto interessanti, hanno il lettore fingerprint, entrambi hanno purtroppo la micro USB e non la Type-C, jack per le cuffie sul G5 Plus posto sotto, mentre posto sopra sul G5, mentre sul G5 Plus abbiamo il carrellino. Insomma, due dispositivi interessanti, speriamo di poterli provare al più presto in un ambiente meno caotico e più tranquillo, dove si potranno fare tutti i test su questi dispositivi. Per G5 e G5 Plus è tutto, ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Hi-Tech.